forse hai ragione, dici. Thank you.
finire là. No, 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 io devo rimanere. Che faccio? Mi prendi il centro io. Tornate, girate, voi guardate la porta avversaria, fermi, fermi là. Buono, buono, buono,
Allora. Sì, prima di fare la palla, prima ancora che arriva la palla, chiama. Riprendiamo, gentili amici telespettatori, la nostra telecronaca dal Saverio Spinella di Merito Porto Salvo per riferirvi sulla finalissima della Coppa Italia 2018-2019 categoria medici. Coppa Italia nazionale. Sono di fronte i medici di Merito e i medici di Reggio Calabria. Stavolta conosciamo bene soprattutto i giocatori di casa e non prenderemo nessun abbaglio, cosa che è successa purtroppo. Non conoscevamo nessuno né del Palermo né del Bari. È nata una confusione enorme, anche perché chi arrivava prima e chi dopo, e non abbiamo avuto nemmeno il tempo materiale . Passiamo a leggere per le formazioni: medici Merito, Graziano, Carnuccio, Ventra, Zavettieri, Baldino, Ranieri, Rodà, Palco, Toscano, Ripepi e Stelitano. Medici Reggio Calabria: Battaglia, Buttà, Parlongo, Lapa, Restuccia, Piccolo, Simoni, Genovese, Galletta, Cassone, Gaetano e Carbone. Le casacche: i medici Merito casacca bianca lato mare, i medici Reggio Calabria casacca amaranto lato monte. Stabilito questo, andiamo a vedere la terna arbitrale. Saremo più precisi nel prosieguo. Il risultato 0-0 fino a questo momento. Il pallone finisce in fallo laterale all'altezza della tre quarti. Saranno i medici locali, quelli di Merito, a battere con il numero 4 Palco. Sposta il baricentro la formazione del presidente Nino Zavettieri. Manovra Toscano. Blancos in avanti con questo lancio in profondità. Si alza la bandierina del collaboratore dell'arbitro. Svanisce l'opportunità per i padroni di casa, si fa per dire.
di sciabolare a rete. Il laterale a sostegno Palco, c'è un lancio in profondità, intercetta un difensore, palla in calcio d'angolo. Quattresimo, non è cambiato niente al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo, c'è un fischio arbitrale che sanziona un intervento difettoso con la mano da parte di un difensore Amaranto, sta per Medici Reggio Calabria, punizione per i medici melitesi. Sulla linea di battuta c'è Guido Zavettieri, ma anche Ranieri, che è il bomber della formazione locale, e probabilmente sarà proprio Ranieri a battere. Sulla linea di battuta c'è anche Ripepi, che appoggerà lateralmente, no, va al tiro e sbaglia, mira e bersaglio. Nulla di fatto, sempre 0-0 al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo nella finalissima di Coppa Italia. Questo lancio di Stelitano, preciso, millimetrico, cercava di incunearsi ma commette anche fallo l'attaccante dei Blancos. È rimasto dolorante a terra Cennari Alzassi, un giocatore della formazione Regina. Parte un lancio. È più intraprendente, ci sembra, la formazione dei medici meritesi rispetto agli Amaranto che si affidano al contropiede. Palla per Guido Zavettieri che desiste, non può raggiungere questa palla nemmeno a innestare il turbo. Un colpo di testa da parte di Palco, palla che perviene, guadagna, conquista un calcio d'angolo la formazione di casa, lo va a battere. Ripepi, grappolo di uomini in aria, sta per partire il cross. E riesce con la suola, con la punta della scarpa, della scarpetta, a mandare in calcio d'angolo. Stringe i tempi la formazione di Nino Zavettieri alla ricerca del gol, ma si difende neppure senza tanti affanni la retroguardia Amaranto. Parte un cross, attenzione, tutto regolare dice l'arbitro,
è andato al tiro Ranieri, c'è una protesta corale, ma né il guardarino né l'arbitro hanno ritenuto di intervenire, il segno che l'azione era assolutamente regolare. Grossissima occasione per i medici meritesi che con il bombardiere Ranieri ha tentato la via della rete. È stato bravo il portiere ospite. Nulla di fatto, semplice rimessa al fondo campo. Ci avviamo verso la conclusione del primo tempo, non è successo nulla al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo nella finalissima della Coppa Italia 2018-2019. In precedenza hanno giocato Bari e Palermo. Il Palermo si è assicurato il terzo posto ai calci di rigore dopo che la partita era finita 2-2. Cerca di andarsene, viene fermato in maniera irregolare, a suo parere, ma non dell'arbitro, Restuccia. Lancio in zona morta, urlo tarzanino da parte dell'uomo ragno, Amaranto. Battaglia, porta il pallone a spasso, poi d'interno destro lo scodella verso la zona di centrocampo, un colpo di testa da parte di Ventra, Agostino Ventra, che trasforma l'azione difensiva in proiezione offensiva, scaturisce un calcio d'angolo. Ultimi scampoli per quanto riguarda la prima frazione di gioco, si porta in avanti ora con tutti gli organici, difensori, centrocampisti e attaccanti, la formazione di casa, diciamo di casa perché la partita comunque si svolge a Melito Porto Salvo, campo dei medici melitesi. Spiove un pallone, si aiuta come può, cioè con le mani sotto gli occhi dell'arbitro che ha postato a non più di 4-5 passi dal luogo incriminato tra virgolette, vede tutto l'arbitro, assegna una punizione a favore della formazione regina dei medici Reggio Calabria, Amaranto. Respinge Toscano, accorre in lontano uomo ragno, Battaglia, muove di qualche passo, palla fuori aria, con il suo interno destro cerca di mettere in movimento Restuccia. Conquista un calcio piazzato Guido Zavettieri all'altezza del centrocampo. Sulla linea di battuta con il numero 8 Ripepi, palla che spiove in piena area, arriva con un attimo di ritardo l'attaccante dei Blancos, sfuma l'occasione per pareggiare. Palla che si impenna, controllano in due,
poi deve scaraventare alla meno peggio, cioè in fallo laterale all'altezza del cerchio del centrocampo, il difensore Amaranto. Saranno quindi Blancos a rimettere lateralmente, mentre ci abbiamo ormai verso la conclusione dei primi del primo tempo e non è successo proprio niente al Saverio Spinella di Merito Portosalvo. Proprio in questo momento l'arbitro decreta la fine del primo tempo, le squadre vanno a riposo sul risultato di 0-0. La linea torna al regista Bruno Taverna allo studio centrale. A risentirci fra qualche minuto. Nel 1974 è nata qualcosa che era destinata a crescere. Quel qualcosa siete voi e siamo noi, divisi da una radio, da uno schermo, dalla distanza, ma uniti dai programmi, dalla passione per la musica e dalla voglia di migliorare sempre di più. Man mano abbiamo imparato a conoscerci e a collaborare. Siamo diventati una famiglia, sempre pronti a sorreggerci gli uni con gli altri. Siamo inciampati, man mano nella mano ci siamo sempre rialzati. Abbiamo avuto degli scontri, dei litigi, ma molti più momenti esilaranti, emozionanti e felici. Nell'arco degli anni siamo diventati un grande gruppo, siamo diventati una grande radio e oggi anche televisione. Ma tutto questo non sarebbe stato possibile senza voi, senza la vostra partecipazione, la vostra collaborazione e il vostro impegno, la vostra fedeltà. Avete creato momenti magici che rimarranno sempre in noi. Un grazie speciale va a Carmelo Lucera, il nostro primo editore. Un altro ringraziamento va a Mimè Orlando, che ci ha dato la possibilità di continuare. E un grazie al nostro attuale editore, Bruno Taverna. Un grandissimo grazie va a tutti quanti, a chi ci segue dal primo giorno. Sarebbe bello nominarvi tutti, ma siete veramente tanti. Un legame che unisce una vera famiglia non è quello del sangue, ma quello del rispetto, gioia e fiducia, perché sappiamo di poter contare su di voi e voi su di noi. Con l'augurio di continuare in un futuro sempre più esplosivo. Con amore, lo staff di Radio Studio 95. Vi vogliamo bene. Ci hanno assistiti nel migliore dei modi. Purtroppo qualche nota negativa in seno alla nostra associazione, manca qualche squadra che inopinatamente è andata via, probabilmente doveva rientrare nelle loro sedi, dovevano rientrare. Cedo il microfono al sindaco che vuole dire sicuramente qualche parola e grazie ancora. Sì, io giusto solo per ringraziare per aver scelto Merito come tappa finale di questa importante manifestazione Coppa Italia 2018. Per il resto, per qualsiasi iniziativa, l'ho sempre detto, non mi stancherò mai di ripeterlo, qualsiasi iniziativa di sport o altro che tutte le associazioni vogliono fare, l'amministrazione a guida Meturi sarà sempre al fianco di queste note positive che quantunque numericamente siano sono sempre troppo pochi, perché i momenti negativi arrivano purtroppo imprevedibili anche tra di noi e non possiamo fare niente per evitarli. Per il resto ci stiamo impegnando, questo magari lo dirà meglio di me l'assessore Crea, per dare il giusto decoro a questo campo sportivo che accoglie diciamo momenti di gioia, di sport, di solidarietà e accoglie tantissimi nostri ragazzi che sono il nostro futuro, a cui va il nostro pensiero. Adesso prima di passare alle premiazioni do il microfono, questo me lo concedi, all'assessore Crea. No, buongiorno, io soltanto due parole per completare il pensiero del dottore Zavettieri e del sindaco. Niente, io sono molto contenta quando il dottore Zavettieri ci ha detto di questa manifestazione che si sarebbe svolta a Merito come finale, siamo stati veramente orgogliosi. Come amministrazione devo aggiungere soltanto questo, che in 3 anni di mandato siamo stati molto attenti a quello che ha riguardato lo sport. Abbiamo fatto il possibile, quello che oggi si riesce a fare nei piccoli comuni di una piccola area come la nostra, cercando di renderlo sempre al meglio. L'unico dispiacere che abbiamo è aver dovuto smontare la copertura della tribuna per renderla agibile e oggi può anche ospitare il pubblico, e fino all'anno scorso questo non era possibile, però contiamo di impegnarci ulteriormente, voglio dire, per renderla ancora più agevole e provvedere subito ad una copertura nei tempi che un'amministrazione ovviamente ha, che sono dei tempi veramente lunghi per fare la qualunque.
mi tocca ed è doveroso ringraziare anche le squadre che sono venute da fuori, perché vi siete fatti una bella passeggiata domenicale, però lo sport è anche questo, e da sportiva non posso che evidenziarlo, perché abbiamo veramente nel corso degli anni anche noi, come squadre femminili, girate un po' tutta la Calabria, ma anche il resto d'Italia un po' in generale. Quindi credo che i veri valori di condivisione e i veri valori di aggregazione sono proprio lo sport, li rispecchia in pieno. Quindi vedere tanta gente e tanti professionisti impegnarsi in questo è veramente stato un onore, quindi siamo fieri di questa cosa e ringraziamo ovviamente Nino Zavettieri che si è fatto promotore di questa bella mattinata di sport a Melito. Grazie. Ora cediamo il microfono al presidente dell'associazione Trenaglia Palermo e poi concluderà il vicepresidente dell'amministrazione dell'associazione nazionale Medici Calcio, dottor Antonio Caputo. Io ringrazio Nino Zavettieri, il sindaco, l'assessore, per le belle parole spese a favore delle di tutte le iniziative che riguardano lo sport. Noi prima di tutto come medici, poi come persone impegnate in prima persona, dobbiamo assolutamente promuovere in maniera attiva, e il modo migliore per promuoverlo è cercare di avere un atteggiamento positivo nei confronti dello sport. Noi a Palermo ci hanno affibbiato una cosa che probabilmente qualcuno magari lo vede in senso negativo. Ci chiamo la squadra, dal punto di vista dell'agonismo siamo agonisti, ma ci dicono anche che siamo una squadra dal calcio gentile, nel senso di un agonismo che vuole lottare in campo ma con rispetto dei valori assoluti dello sport. Quindi siamo contenti di essere qua e di poter rappresentare Palermo in questa bellissima cittadina, in questo bellissimo stadio e in questa bella manifestazione. Quindi grazie ancora, passo la parola a Nino e alla conclusione del dottore. Sì, lasciamo le conclusioni al vicepresidente dell'associazione. Buongiorno, grazie per l'ospitalità e volevo portare i saluti del presidente Borrelli, che stamattina è dovuto rientrare a Napoli. Quindi anche io sono veramente contento di riessere qui a Melito. Ormai sono 3 o 4 anni che veniamo e fare la finale qui è veramente una cosa che ci riempie di gioia noi calabresi. Ecco, il calcio è vita, il calcio e lo sport è vita, e io sono contento che queste manifestazioni siano aggreganti, e per questo volevo fare i complimenti alla squadra del Palermo, Trinacria, perché ieri sera ho visto veramente quello che dovrebbe vedersi sempre: stare a cena insieme, ridere, scherzare, gioire. E veramente, Teo, devo fare i complimenti alla tua squadra. Non sempre accade, ecco, un evento spiacevole, me lo ricordiamo, perché il calcio è questo, non è solamente tirare 4 calci, essere presenti alle premiazioni anche quando si perde. Vabbè, lasciamo questa nota polemica e io vi ringrazio ancora una volta per la graditissima ospitalità e ci vedremo alle prossime manifestazioni. Grazie. Volevo solamente dire che la finale di Supercoppa sarà ancora una volta Melito Reggio, perché i vincitori del campionato, chiunque vincerà, insomma, giocherà sempre Melito, sarà la stessa la finale, quindi si giocherà a Reggio e sarà prima di Natale. L'importante è riuscire a combinare qualche settimana. Dipende da voi e non da noi. Benissimo, noi siamo... allora io porterò questo invito al presidente e lavoreremo avendo una data. Ma la scegliete voi, per noi va bene. Va bene, data. Va benissimo, accolto l'invito. Passiamo alla premiazione. Nino, non lo so, allora, tu hai previsto... Per prima premiamo con una targa l'amministrazione comunale. Mi sembra doveroso. Al Comune di Melito Porto Salvo. Ok. Allora, gliela consegno io. Consegnala tu al sindaco, o all'assessore. Medici Reggio, la targa secondo me è questa. L'amministrazione comunale dice. No, medici, no, questi medici, li abbiamo fatte noi per. Questi le abbiamo fatte. Ah. Queste sono. Ah, queste allora. All'amministrazione comunale di Melito, La ST. Ecco, scambiamoci i doni. Mettiamola aperta. Ah, volevo dire che l'amministrazione si è
si è preoccupato di fare delle targhe di partecipazione a tutte le, per tutte le squadre, quindi quello che c'è si ritira, quello che no c'è si manda in sede. Questa, ecco qua, questa è quella la, la facciamo consegnare al vice sindaco. Ecco qua, ecco. Sì, quella corretta. Un ringraziamento per l'impegno dimostrato nella promozione. E che se ci consegna coppa? Ci grazie, ci consegna, sì, ci teniamo perché i valori sono veramente, esatto, quelli e dobbiamo mantenerli. Grazie. Aspetta che ci fa una foto. Grazie ancora. La coppa per il terzo posto. Consegna il sindaco. Grazie signor sindaco. Generosi e molto gentili, grazie ancora. Sì, questa ce la danno loro, a me la tiro io. Questa targa ritira per l'associazione nazionale. Sì, allora l'associazione. Ritira il vicepresidente. Ecco qua. Consegna il sindaco di Melito. Grazie. Grazie. Benissimo. Allora c'è la targa. La facciamo vedere, sì. Io ho pensato anche di Medici Reggio. Medici Melito, questo è quello del Bari. Queste le mettiamo qui, gliele spedirei. Questo. Allora, io vi chiedo una cortesia, perché lo sport è aggregazione e divertimento, al di là del risultato, il risultato è l'ultimo dei fini, o dovrebbe essere così. Vi chiedo di far arrivare a Bari questa targa senza, e magari anche con il filmato, li ringraziamo lo stesso, anche se non si sono fermati, il nostro pensiero c'è e vale, con la speranza che loro si possano ravvedere e possano recuperare. Anche la coppa, sì, sindaco, gli mandiamo, sì. Facciamo completo. Con, senza tassa a carico del destinatario, chiaramente. Vabbè, allora per il resto a dopo il risultato finale del primo secondo posto.